La città di Arezzo è pronta a vivere il giorno più atteso dell'anno, quello della giostra del Saracino. Questa sera alle 21.30 in Piazza Grande si corre infatti la 136esima edizione, quella dedicata al patrono della città, San Donato. Pronti a sfidare il re delle Indie e i quattro quartieri della città, Porta Santo Spirito, Porta Crucifera, Porta del Foro e Porta Sant'Andrea, per aggiudicarsi la lancia d'oro in palio, quest'anno dedicata ai 50 anni della fiera antiquaria. Magnifico e fantastico, sì, siamo molto fortunati di averli qui in questo tempo, sì. It's beautiful, it's fantastic. It's so cool, I've never seen anything like it. Un Arettino è una giornata, una bella giornata, comunque in cui la città è viva, in cui ci sono tante belle cose da fare, tradizioni. Il programma della giornata è come sempre scandito dai colpi di mortaio, il primo alle 7 di mattina che sveglia la città e il contado. Alle 10.30 i fanti del comune e i valletti dell'associazione Signi Arezzi hanno ritirato l'ambito trofeo dal Duomo di Arezzo, dove si trova dalla sera dell'estrazione delle carriere. Il secondo colpo di mortaio, quello delle 11, annuncia l'uscita dell'araldo e l'inizio della lettura del bando. Città di Arezzo, bando! Gli onorevoli messeri, reggitori della nobilissima città di Arezzo, invitano tutti della città e del felicissimo contado, nobili e popolo, gente di lettere e di toga, mercatanti e cantieri di ogni arte, al torneamento della giostra del Saracino, che sarà corsa oggi, due tocchi dopo ora ventunesima in Piazza Grande, agli ordini del magnifico maestro di campo dai cavalieri dei quartieri, con un simulacro di figlia tra gli soldati di Babilonia, d'Egitto o di Persia, la figura di Mulatto, re degli Indi, a confusione e ludibrio grandi di tutti gli infedeli nemici di cristianità, e da maggior gloria e onore del Divo Donato, patrono nostro e del contado, impetratore di grazie e benedizioni. Correranno i cavalieri degli quartieri di Porta Crucifera! Alle 19 terzo colpo di mortaio che annuncia la benedizione dei giostratori e degli armati dei quartieri, ognuno nella sua parrocchia di riferimento. Il quarto colpo di mortaio dà inizio al corteo che porta al Duomo percorrendo via Sassoverde e via Ricasoli per la benedizione del Vescovo. Il corteo poi percorrendo le vie del centro storico arriva in Borgunto, quando il quinto colpo di mortaio, esattamente alle 21.30, decreta l'ingresso in piazza. Tante emozioni, tante speranze anche, per chi come noi è tanto che non vince, magari una giornata di speranza, comunque sempre un'emozione. I suoni ti entrano dentro proprio, chi è aretino lo sente anche di più, però penso che anche chi non è aretino che viene da fuori è una bella giornata, un bel biglietto da visita anche per i turisti stranieri e non. Sono di San Francisco, ma vengo qui spesso, tipo sono per Santo Spirito. Quindi la conosceva questa manifestazione? Sì, certo, ho scritto un libro su di questo ambientato qui a Arezzo.